Bene, a conclusione della giornata, della 14ª edizione della giornata Trasparenza di ACI, un breve passaggio per illustrare quelle che sono un po' le caratteristiche che hanno dominato l'attività dell'ente nell'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione. Sistema di prevenzione della corruzione che, grazie anche a interventi legislativi, quali quelli del decreto 80 del 21 e il successivo poi decreto di attuativo, hanno visto una significativa modifica nella gestione del sistema, soprattutto in ottica di interazione con i sistemi di pianificazione già presenti all'ente. In realtà sto facendo riferimento all'introduzione del piano integrato di attività e di organizzazione che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e che proprio perché è integrato tiene conto al proprio interno in maniera sistemica e tra loro sinergica di tutti gli elementi che contribuiscono alla pianificazione del mondo pubblico, che vanno dalla definizione del piano dei fabbisogni, al sistema performance, al sistema di prevenzione della corruzione, compreso quello del mondo della trasparenza. Le modifiche che sono introdotte rendono quindi evidente quanto tutto ciò debba essere sezione di un unico sistema complessivo di pianificazione. Nel tempo noi avevamo già molto spinto l'acceleratore sulla possibilità di sovrapporre misure di prevenzione della corruzione come a obiettivi di performance, ciò rendendo evidente la sinergia che deve intercorrere fra questi ambiti. Ecco, diciamo che nel corso di questo ultimo anno ACI non solo si è allineata a quelle che sono le indicazioni di ANAC in termini di valutazione e pesature e valutazione del rischio, in termini non più solamente quantitativi, quanto piuttosto in termini qualitativi, perché le indicazioni di ANAC tengono proprio conto, evidenza del fatto che la valutazione di un rischio e l'impatto quindi che lo stesso possa determinare non è dato solamente dalla quantità, del numero delle situazioni in cui, dell'iterazione delle situazioni, quanto proprio dal rapporto proprio tra la probabilità e l'impatto che lo stesso possa generare. In ciò quindi assumendo una valutazione che tenga conto degli aspetti qualitativi per poter adottare misure di intendere stabilire la scala di priorità nell'adozione delle misure necessarie a mitigare il rischio che si verifica tali eventi. Questo è stato un elemento che un po' ha caratterizzato di più la impostazione del piano di quest'anno, fatta salva ovviamente la necessità di tener conto dell'output dei sistemi di monitoraggio che rendono evidente l'efficacia e la validità delle misure adottate. In ciò quindi esiste il doppio binario di un aggiornamento che deriva dal monitoraggio, dagli esiti del monitoraggio sulle misure applicate e invece un aggiornamento che deriva anche dalle modifiche organizzative e dall'introduzione di nuove attività che vanno necessariamente e preventivamente mappate per una successiva valutazione dell'eventuale rischio connesso al svolgimento di dette attività. In ciò quindi l'altro elemento, come accennato all'inizio, è quello della confluenza, ancorché non formale, perché per quest'anno noi comunque abbiamo in linea con le indicazioni di ANAC provveduto all'approvazione, a sottoposizione agli organi per la prevista approvazione del piano triennale di prevenzione, corruzione e trasparenza del DIACI. Ma già però con una predisposizione che tenga conto del sviluppo successivo che prevedeva appunto l'inserimento del piano quale sezione nell'ambito del piano. Ringrazio ancora tutti per l'attenzione e la partecipazione a questa giornata e come sempre ACI e il sottoscritto e qualità responsabile della trasparenza resta a disposizione per un dialogo con gli stakeholder che non si limiti ad oggi, ma che sia continuo e proficuo. Questo tramite l'apposito dedicata email che vede qual è il destinatario, qual è il sottoscritto. Ancora grazie a tutti e buona giornata.